Bambini, oggi andiamo a trovare Peppa Pig direttamente a casa sua. Guardate che bella che è questa scatola. C'è tutta la casa completa della nostra Peppa. Si chiama proprio la grande casa e include due personaggi con tanti accessori. Infatti c'è Peppa e c'è anche George. È un gioco che è adatto anche ai bambini più piccini, perché vedete è 18 più M, quindi sopra i 18 mesi, quindi dall'anno e mezzo in su ci possono giocare anche i bambini più piccoli. È un gioco della Giochi Preziosi, come tanti altri playset che abbiamo già visto della nostra Peppa Pig. Allora, adesso io vi faccio vedere la scatola anche da dietro. No, vi faccio vedere la scatola un po' da tutte le angolature. Allora, qua ci fa vedere alcune stanze della casa di Peppa. È una casa che si apre e che si chiude, poi dopo lo vedremo bene dal vivo. Vedete, c'è il bagno con la vasca, poi qui di sotto c'è la cucina, c'è il frigo, il forno, la cameretta con i lettini a castello, uno per Peppa e uno per Giorgio, ovviamente. Poi vediamo da quest'altra parte cosa ci fa vedere. Qua niente, ci fa vedere che la casa si apre per creare ancora più spazio. E invece sul retro vi faccio vedere. Allora, qui ci fa vedere sempre la casa aperta, ci sono anche le scale, il divano con la televisione, proprio una casa, non manca niente. Ci fa vedere anche altri personaggi che sono collezionabili, ovviamente. La nostra Peppa, poi abbiamo George, Candy Gatto, la nostra Zoe Zebra, Susie Pecora, Pedro Pony e Rebecca Coniglio, che sono tutti amici di Peppa. Chi più e chi meno, la migliore amica, lo sapete ormai, è Susie Pecora, è proprio la migliore amica di Peppa. Però insomma, Peppa è talmente simpatica e spiritosa che va d'accordo con tutti. Allora, adesso andiamo ad aprire questa scatola gigante. Pregate con me, sperate che la casa sia già montata. Io credo di sì. Io credo proprio di sì. Forse ci saranno da attaccare degli adesivi? Boh, adesso scopriremo tutto. Allora, qua abbiamo i personaggi. La casa è tutta montata. Perfetto. Qua c'è un foglietto che ci fa vedere bene come aprirla e come richiuderla, così non la rompiamo. Ora la scatola io la tolgo perché non ci serve. Quello che ci serve invece è la casa. Allora, devo cambiare un attimo l'inquadratura, se no voi non riuscite a vederla. Ecco, così. Tiro fuori anche i personaggi. Allora, abbiamo Peppa, come abbiamo già detto, e George. George è un appassionato di dinosauri e infatti ha una peluche a forma di dinosauro, vedete? Al quale è tanto affezionato perché è stato uno dei primi regali che gli hanno fatto i suoi nonni, nonno Pig e nonna Pig, che sono i genitori della sua mamma. Quindi sono i nonni materni. Il nostro George con il suo vestitino azzurro hanno anche questo, l'appoggio, il piedistallo, così non cadono. E poi le gambine sono snodate. Ecco, George e Peppa. Peppa invece ha il vestitino rosso, classico vestitino rosso di Peppa. Adesso apro la casa. Io già qua dalle finestre intravedo un sacco di bustine. Ci saranno tutti gli accessori. Allora, qua su in cima c'è come se fosse un po' una chiave che si gira e si aprirà la casa, suppongo. Apre il tetto e poi viene giù anche da qua. Guardate che con una mano faccio un po' fatica, vi dico la verità. Ah, ma c'è lo scotch qui di lato, ecco perché non si apriva. Tolto. E lo togliamo anche qui. Adesso dovrebbe aprirsi, ecco. Questo non ci serve, questo è un altro pezzo di cartone che non ci serve. Oh, e qui tutti gli accessori per completare la casa. Ok,
Oh, quante cose! È veramente enorme, 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 enorme. Qua addirittura c'è anche, vi faccio vedere, c'è anche il prato da questa parte. Veramente grande. Allora, quante cose! Adesso apro tutte le buste e andiamo a mettere ogni cosa al suo posto. Questo cosa sarà secondo voi? Ah, il pavimento del bagno sicuramente. Allora forse quel foglietto che vi ho fatto vedere prima mi serve per capire bene dove vanno le cose. Allora, apriamo qua. Qua abbiamo la vasca e i lettini a castello. Potevate metterli anche in una busta più grande però, eh. Allora, il letto intanto va qua e lo metto nella cameretta, con la scaletta ovviamente. Forse va, ecco, forse va da questa parte. Sì, così. La vasca da bagno con i rubinetti. Questo invece è per farsi praticamente la doccia. Poi qui c'è il divano. Tutto viola questo divano. Ecco qua il divano. Sempre come al solito con questi solchi che ci permettono di mettere a sedere i nostri personaggi senza che cadano. Qua c'è il mobiletto per la televisione e la televisione. Tavolino e la televisione. Stanno dando Peppa Pig. Ok. Poi cosa abbiamo? Una poltrona. Anche questa viola come il divano. E adesso la metto un attimo così, poi dopo vedremo di sistemare meglio. Qua c'è la scala per andare al piano di sopra, mica volano loro. Quindi apriamo anche la scala. Qui invece, qua sono le seggiole. Allora questo è il tavolo per mangiare, ma scusa, allora la tele va così per terra. Ah beh sì, è più altezza, l'altezza giusta. Qua ci sono le seggioline, il tavolino. Ok, allora ho aperto tutto. C'è qualche pezzettino da assemblare. E allora adesso io prendo il mio fogliettino che mi dice che questo pezzo qua di pavimento serve appunto per il bagno, perché è l'unica stanza, vedete, che non ha il pavimento e si incastra così. Sono tipo due pioli. E qua ci mettiamo la vasca. Bene, ora dobbiamo mettere la scala. Che si incastra in questo modo, suppongo.
Ok, posto. Allora, adesso sì che possiamo sistemare tutti i mobili nel posto giusto. Dunque, vado a riprendere il letto che ho dovuto togliere prima e lo metto qua, con la sua scaletta. Poi la vasca era già al suo posto. Adesso dobbiamo mettere bene qua la televisione, le poltrone. Allora, io metto la poltrona lì. Il divano lo metto qua. Così. La televisione la mettiamo qui. Allora, la cucina. La cucina la lasciamo libera perché abbiamo qua il posto per la sala da pranzo. Quindi io le seggioline con il tavolo le metto qua. Bene, la casa di Peppa Pig è al completo. Adesso vi faccio vedere tutto più da vicino. Allora, qua abbiamo il bagno con ovviamente il water, poi qua dietro la vasca c'è il lavandino con gli spazzolini, c'è anche una paperella lì, il lampadario. Poi qua c'è la cameretta dove dormono Peppa e George. Sul pavimento c'è la pista per i trenini. Poi ci sono tutti dei disegni attaccati alle pareti, le finestre con le tende. Andiamo al piano di sotto, prendiamo le scale. Qua abbiamo il salotto con i due divani e la televisione, la cucina dove non manca niente, il frigo che sicuramente sarà super pieno di cose buone da mangiare. Poi c'è anche la lavatrice perché qualcuno la tiene in cucina. Ci sono tutti i pensili, i mobili della cucina, quindi abbiamo il lavandino, il forno. Poi andiamo di qua e qua invece c'è la sala da pranzo con le seggioline e il tavolo. Chissà adesso Giorgio e Peppa che cosa vogliono fare, vediamo un po'. Allora, Peppa, cosa vuoi fare? Vuoi guardare la TV? Sì, vuoi guardare la TV, Peppa. E allora io la metto seduta qua davanti alla televisione. E Giorgio, Giorgio, tu che cosa vuoi fare? Vuoi andare a dormire? Ok, vai a farti un riposino. E allora Giorgio va di sopra in camera sua. Chissà se lui dorme di sopra o di sotto. Io lì vedo un peluche, forse il suo, allora lo metto di sopra. E Giorgio si fa un po' di nanni. Andiamo a fare un po' di nanni anche noi, andiamo a fare un riposino. Oh, io avrei un po' sonno. Lasciamo Peppa al suo film. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!